Assessore Sclocco, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, oggi a scuola per parlare agli studenti, alle studentesse in particolare, e sensibilizzare i ragazzi su questa problematica. Sì, la scuola è un momento importante della rete, un nodo importante della rete di protezione e di prevenzione della violenza sulle donne. I ragazzi passano molto loro tempo nelle scuole e l'adolescenza è sicuramente un momento delicato. Purtroppo la violenza è una realtà ancora feroce in Italia e anche in Abruzzo. Non dobbiamo pensare che la violenza non ci riguarda, perché riguarda chi sta peggio di noi o chi è o gli immigrati o coloro che sono in un'altra città. La violenza purtroppo è in Abruzzo, è presente nelle nostre case e il 78% della violenza si consuma all'interno delle nostre famiglie, rimanendo nel silenzio, per cui ognuno di noi deve sentirsi in qualche modo responsabile e garante delle donne. Entriamo nelle scuole con un concorso che è, diciamo, un po' il pretesto per poter parlare all'interno delle classi di quello che riguarda il genere e la violenza di genere. Chiederemo ai ragazzi di produrre un articolo giornalistico o un video che, appunto, che ha come obiettivo il parlare della violenza sulle donne. Vincerà una giornata in redazione, il vincitore sarà una giornata in una redazione giornalistica. Ripeto, ma questo è un simbolo, simbolicamente vuole dire ai ragazzi e agli insegnanti: parlate di questo problema che è nelle nostre case, all'interno delle vostre scuole.